Ecco, vi posso dire soltanto che si deve calmare, si deve dare una bella calmata perché non stiamo al circo a fare i pagliacci. Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi... Aspetta, eh. Perfetto, oggi sono qui per parlare insieme a voi di Juventus Milan, finale che avremmo potuto giocare noi se appunto avessimo battuto il Milan in semifinale di Coppa Italia, ma per fortuna che è andata così, per fortuna che è andata così, per fortuna che è stato il Milan appunto ad affrontare la Juventus nelle due finali, la Juventus che vince sia la finale di Coppa Italia che la finale di Supercoppa Italiana, questa la vince 1-0 con il gol di Cristiano Ronaldo a inizio secondo tempo, proprio come l'aveva sbloccata Benassia a inizio secondo tempo della finale di Roma, no? Sempre di testa, sempre su assist di Pjanic. Non voglio sbagliarmi, ma credo che siano entrambi assist di Pjanic. E appunto questa cosa è una bella coincidenza che appunto ho voluto sottolineare. È stata una partita combattuta, ragazzi. Io ho visto soltanto il secondo tempo perché sono tornato dall'università tardi. Ho passato tutto il pomeriggio all'università e appunto sono tornato alle 6, quindi alle 7 italiane. Mi sono visto soltanto il secondo tempo e ovviamente gli highlights del primo tempo, no? Le varie occasioni sia del Milan che della Juventus nel primo tempo. Sembra che sia stata una partita combattuta. C'è stata l'occasione più importante, sicuramente è stata quella di Cutrone all'inizio del secondo tempo, quella traversa clamorosa di Cutrone. E il Milan sotto questo aspetto quindi è stato un pochino sfortunato, però nonostante la partita sia stata molto combattuta e nonostante il Milan abbia avuto probabilmente le occasioni più importanti, l'occasione più importante ha vinto la squadra più forte, ragazzi, ha vinto la squadra più forte, ha vinto la Juventus che poi dopo il gol del vantaggio ha pure segnato il gol del 2-0 ma in fuorigioco. Fuorigioco di Matuidi al termine di una bellissima azione di Dybala. Matuidi che non calcia mai, ragazzi. Matuidi è come Caicedo. Matuidi è come Caicedo, non tira mai in porta. L'unica differenza è che Caicedo è un attaccante e forse lui dovrebbe tirare in porta. Sarà fantastico. Solo davanti al portiere la passa a Dybala, no? Un pochino come non so se vi ricordate il gol di Caicedo contro la Sampdoria lo scorso anno. Là, stava solo davanti al portiere, ha lasciato andare la palla, poi gli è tornata e è tirata a porta vuota. Fattore campo, non voglio parlare ovviamente della decisione di far giocare la partita in Arabia Saudita. Io che ho vissuto in quei paesi per 4 anni, ho vissuto in Qatar, no, dove è stata giocata la finale, credo, tra Juventus e Milan 2 anni fa, no, è stata giocata la finale in Qatar. Io però non ero in Qatar quando si è giocata, ero tornato a Roma per le vacanze di Natale. Sono abituato a quei paesi e mi fa molto piacere appunto vedere insomma partite giocate in ambienti del genere, anche se non c'entra un cazzo perché si sta parlando di Supercoppa italiana e non di Supercoppa araba. Comunque, che altro? Il fallo di Kessié, che si è espulso, salterà quindi secondo il regolamento la partita di Genova contro Genova, la prossima di campionato, fallo nettamente da rosso, davvero una follia di Kessié. Poi non me lo spiego, cioè Non mi spiego perché fare un fallo del genere, completamente in ritardo. Espulsione giusta, tra l'altro fallo identico a quello di Juan Jesus lo scorso anno contro la Lazio. Però Juan Jesus lì non fu espulso, non fu. Lasciamo stare, ragazzi, lasciamo stare proprio dritto a martello sulla caviglia del giocatore avversario. E che altro? Higuain, vabbè, ragazzi, se volete un commento da parte mia. Sull'ennesima follia di Higuain ogni volta che perde contro la Juventus impazzisce, no? Tira fuori queste pagliacciate qui. Ragazzi, no comment, cioè no comment, non me lo spiego, non me lo spiego. Non mi chiamo Gonzalo Higuain, quindi non posso spiegarvi nulla, ecco. Vi posso dire soltanto che si deve calmare, si deve dare una bella calmata perché non stiamo al circo a fare i pagliacci. Il gol di Ronaldo, il gol che alla fine ha deciso la Supercoppa italiana. Errore da parte di Rodriguez che se lo perde completamente e lo tiene in gioco, tra l'altro, quindi errore madornale
del terzino del Milan, Rodriguez, e poi aggiungerei anche errore di Donnarumma, perché ragazzi, io non so veramente cosa stesse facendo Donnarumma in quel momento. Il colpo di testa era abbastanza centrale. Lo so che comunque Ronaldo si trovava molto vicino alla porta, però un portiere dagli ottimi riflessi, come Donnarumma, quel colpo di testa lo dovrebbe parare, almeno credo, eh. Ditemi che cosa ne pensate nei commenti. Io non ne sono sicuro, credo che sia un altro errore di Donnarumma, perché secondo me quel colpo di testa era perfettamente parabile. Cioè, non so, no, sembra che non ci abbia neanche provato. Non so qual è la vostra sensazione, ragazzi, scrivetemelo nei commenti, ma secondo me non ci ha proprio provato. Secondo me credeva che Ronaldo fosse in fuorigioco. Ho la sensazione che Donnarumma pensasse che Ronaldo fosse in fuorigioco. Ho questa sensazione, e poi non era in fuorigioco perché appunto Rodriguez lo tiene in gioco e fa un errore difensivo anche abbastanza grossolano, ecco, ab anche abbastanza grossolano. E ragazzi, il Milan se l'è giocata, purtroppo perde la terza finale su 4 contro la Juventus negli ultimi 3 anni, ne ha perse due a Gattuso, ne ha persa una a Brocchi, credo, e l'unico allenatore che ha vinto appunto un trofeo con il Milan in questi ultimi 3 anni è stato Montella. L'unico allenatore capace di battere la Juventus, anche se ai calci di rigore, è stato Montella. Quindi ragazzi, quando parlate di Montella, milanisti, guarda, è un consiglio, sciacquatevi la bocca perché Montella vi ha fatto vincere un trofeo, Montella vi ha fatto godere, ragazzi, Montella vi ha fatto godere, ha battuto la Juventus, mentre appunto Brocchi e Gattuso non ci sono riusciti, Gattuso non ancora, vedremo se ci saranno altre occasioni, non credo sinceramente. E quindi negli ultimi 3 anni la Juventus ha vinto 4 finali e ne ha perse 2, appunto quella contro il Milan di Montella e quella contro la Lazio di Inzaghi. L'ultima Supercoppa italiana prima di questa l'ha vinta la Lazio di Inzaghi. Piccolo ricordo, diciamo, da condividere tra noi laziali. E ragazzi, ditemi voi che cosa ne pensate nei commenti. Una finale che io a me sinceramente non ha fatto impazzire. A me le finali di Supercoppa italiana, se non c'è la Lazio, non interessano più di tanto, ecco, non interessano più di tanto, davvero, cioè, sembra una partita amichevole, soprattutto giocata in questi campi qui, in questi campi esteri, dove ci sono pochi italiani, dove ci sono pochi veri supporters, ecco, pochi veri supporters. Ditemi voi che cosa ne pensate anche sotto questo aspetto, mettete un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se per caso non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo successivamente. Ciao ragazzi, forza Lazio!